Ciao ragazze, allora nel video di oggi vi mostro un trucco che quest'autunno faccio spessissimo e che mi piace molto, quindi ci tenevo a condividerlo con voi. Allora inizio con l'applicare un primer, io uso questo della Essence I Love Stage. Poi dalla mia Naked, la prima, vado a prendere questo colore Buck, che è un marroncino davvero molto tenue e molto matte, e prendo un pennello da sfumatura bello grande e lo vado ad applicare un po' sopra alla piega dell'occhio e lo porto anche nella parte esterna. Sempre dalla Naked prendo il colore Naked, che è un marroncino ancora più tenue, un beigiolino, sempre questo matte, e lo vado ad applicare nella parte della papilla mobile dove non ho ancora applicato nessun ombretto. Poi con un pennello a setole un po' più larghe lo vado a sfumare per bene con l'ombretto di prima. Prendo questo ombretto nero matte, pigmentatissimo e buonissimo, secondo me, della Deborah, ve lo consiglio davvero tanto, e prendo anche un pennello a penna e lo vado ad applicare esattamente nella piega dell'occhio e poi lo vado anche a portare giù verso l'attaccatura delle ciglia. Adesso lo metto in modo un po' così grossolano, non molto preciso, tanto dopo lo vado a sfumare con il pennello da sfumatore. Prendo l'ombretto iniziale Buck e lo porto nell'attaccatura inferiore delle ciglia, nella parte esterna. Adesso prendo il mio mascara, questo della Essence, il Multi Action, che va benissimo, ve lo consiglio assolutamente, e ne metto abbondantemente nelle ciglia superiori ed inferiori. Ovviamente se a voi se volete una cosa un po' più intensa, io andrei a mettere anche una bella linea di eyeliner, però a me piaceva così, un po' più semplice. Quindi questo è il trucco e lo vado a fare anche nell'altro occhio. Poi passo al viso, quindi prendo nelle sopracciglia vado semplicemente ad applicare un gel per sopracciglia per tenerle a posto. Poi vado a fare un pochino di contouring. Poi con un correttore, quello della Maybelline, della linea Fit Me, vado a coprire due brufoletti che mi ero scordata di coprire prima e vado ovviamente a sfumare per bene con la Beauty Blender. Applico anche la cipria sopra, ma mi sono scordata di mettere la clip. Poi prendo un blush bello intenso, questo è un bordo bello scuro della Shaka, e ovviamente lo vado ad applicare. Quindi questo è il trucco viso e adesso passo alle labbra. Dunque, mi piacevano, avrei potuto applicare sia True Brown K che Court K della linea dei liquid lipstick di Kylie Jenner, ma alla fine ho deciso di mettere Court K, che mi sembrava ancora più autunnale, ecco, però secondo me si stava bene anche l'altro. E niente, vado ad applicare prima la matita, poi il rossetto lì.
quindi questo è il trucco finale. A me piace davvero tanto. Fatemi sapere nei commenti se piace anche a voi. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao.